Due appuntamenti a Milano, il Top Wine Destination 2013 e l'Olio Officina Food Festival. Nel corso del primo evento, che si è svolto nella sede della Borsa al Palazzo Mezzanotte, è stata presentata un'indagine statistica sul comparto vitivinicolo pugliese, affidata allo staff della professoressa Magda Antonioli dell'Università Bocconi, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Puglia, che ha l'obiettivo di far emergere punti di forza e margini di miglioramento di questo specifico segmento. Nell'ambito di Olio Officina Food Festival, invece, la manifestazione dedicata alla cultura dell'olio in corso nel prestigioso Palazzo delle Stelline a Magenta. Si è svolto poi il convegno dal titolo L'olio di Puglia è come un grande romanzo. Entrambe le iniziative hanno visto la partecipazione, tra gli altri, dell'assessore regionale alle risorse agroalimentari, Dario Stefano. La Puglia oggi a Milano porta con sé i due principali ambasciatori della propria storia produttiva, ma anche di questa nuova vicenda di sviluppo, l'olio e il vino. Abbiamo abbattuto definitivamente un tabù, il tabù che ci ha raccontato per troppi anni che l'agricoltura non potesse essere una frontiera di innovazione, non potesse essere un traguardo sul quale misurare nuove energie, nuove esperienze ed innestare la motivazione delle nuove generazioni. Oggi la Puglia a Milano si propone con questa nuova ricetta, con questa nuova vicenda, e si propone forte dei traguardi, dei successi, dei riconoscimenti di questi anni che ci hanno portati ad essere indicati come tra le prime regioni nel mondo per attrazione turistica sulla base della ricetta alimentare, agroalimentare, ma che ci ha consentito anche di dimostrare come il nostro sistema non è solo più oggi un volano di economia regionale, ma è diventato anche un punto di attenzione per etichette e blasoni che sono voluti venire ad investire in Puglia. Siamo molto orgogliosi, ovviamente stiamo un po' celebrando questo che è un po' un sigillo, un percorso di qualità non solo nella produzione dei vini, ma di qualità dell'accoglienza degli enoturisti da parte delle cantine, ma diciamo di tutto il territorio. Cioè tutto il territorio significa anche i prodotti agroalimentari, le strutture ricettive, la ristorazione. Il vino non è qualcosa che si beve, ma è un testimonio di un territorio. Tutta la cultura produttiva agricola che è distillata in un bicchiere. La Puglia è formidabile sotto questo punto di vista, perché il vino come elemento culturale dell'agricoltura si abbina con tutti gli altri componenti culturali della storia, delle tradizioni del paesaggio pugliese. Il turista vuole questo. Come città di Milano noi siamo molto lieti di ospitare la tappa di questo roadshow. Regione Puglia ha sperimentato modelli virtuosi sia in campo della sostenibilità nella produzione vitivinicola, agricola, ma anche di sostenibilità ambientale con le sperimentazioni sulle energie rinnovabili. Tutti questi sono contenuti che sono di estremo interesse per i temi dell'esposizione universale, quindi noi ci aspettiamo che Regione Puglia tra le regioni italiane sia quella che abbia più da dire sui temi dell'esposizione che ospiteremo a Milano nel 2015.